oggi un breve video per farvi vedere che cosa ho trovato complessivamente nei due calendari dell'avvento che ho preso quest'anno, quello di Look Fantastic e quello di Elemis. Ovviamente li abbiamo già aperti insieme durante il mese di dicembre. Per chi mi segue su Instagram, se non mi seguite, fate male, seguitemi subito, mi raccomando. Ma l'abbiamo aperto insieme giorno per giorno, però volevo tirare le somme riguardo questi due calendari. Questi sono tutti i prodotti che ho trovato nei due calendari, sono veramente tantissimi. Quindi ora parliamo brevemente prima del calendario di Elemis e poi del calendario di Look Fantastic. Come potete vedere, complessivamente questo è il calendario di Elemis, anche se qualche prodotto di Elemis l'ho trovato anche nel calendario di Look Fantastic. La cosa che mi è piaciuta di più del calendario di Elemis è che ci sono prodotti un po' di varie linee, non solo della linea che piace a me al collagene. Ora li vediamo nel dettaglio. Per esempio, in diversi giorni abbiamo trovato la linea Superfood con il cleanser, la crema notte, la crema giorno e anche questa che è un super idratante, un gel super idratante, e sempre appunto della stessa linea. Devo dire che sono contenta appunto di aver trovato tutti i prodotti appunto indispensabili sia per il giorno che per la notte e anche per la detergenza della stessa linea, in modo da farmi un'idea globale riguardo questa superfood, se mi piace oppure no. Quindi è una cosa molto importante secondo me che abbiano messo tutti i prodotti della linea. Inoltre, io avevo letto una recensione, se non erro proprio sul sito di Elemis, riguardo a questo calendario, dove ci si lamentava del fatto che fossero campioncini. In realtà non sono affatto campioncini, non sono taglie full size, ovviamente, sono delle taglie deluxe, perché comunque sono 30 ml di prodotto per quanto riguarda il detergente, 20 ml per quanto riguarda le creme viso, e sono delle buone taglie, secondo me, che ci fanno un attimino usare questi prodotti per diverso tempo. Per esempio, la linea che sto usando già con prodotti full size da 2 settimane a questa parte è la linea che adoro, è questa al Pro Collagene. E qui abbiamo trovato per esempio la crema notte, il contorno occhi che volevo tanto provare. Ovviamente questa è una micro taglia da 5 ml. Anche questa invece è una maschera appunto per il contorno occhi, in questo caso 4 ml. E poi abbiamo il cleanser. La cosa positiva che veramente secondo me ne valeva proprio la pena già solo per questa prendere il calendario, non vi dico insomma quasi, è che il giorno di Natale ci è stato regalato questa Pro Collagen Marine Cream, che è quella che sto usando adesso io già attualmente, però io ce l'ho nella versione con SPF. Questa invece è la crema idratante da giorno senza SPF, ma è veramente ottima perché in passato ho provato dei campioncini e delle taglie deluxe e la adoro. Ovviamente di tutti questi prodotti vi metto più o meno i prezzi in sovraimpressione, così vi potete rendere conto più o meno il valore dei prodotti. Elemis comunque è un brand high cost, quindi diciamo che secondo me queste taglie deluxe, questa è una full size, sono 50 ml, però le taglie deluxe valgono davvero la pena. Sempre della linea Superfood, però in questo caso quella illuminante, c'era appunto questa crema e questo cleansing butter, che è quello poi che sto usando nella versione full size, e poi vi dirò un pochino di più avanti. E in questo caso sono sempre delle taglie da 20 ml. Altra linea di Elemis che io non ho mai provato è questa. La Dynamic Resurfacing, e praticamente di questa c'è la maschera riparatrice, l'essence, il peel enzimatico, il detergente, altra maschera, se non mi sbaglio, forse una delle due l'ho trovata su Look Fantastic comunque, e ha un altro detergente. Anche il tonico, che è molto carino perché è un tonico alla lavanda, quindi purificante, è una taglia da 50 ml, quindi non sono affatto dei campioncini come ho letto, sono delle ottime taglie con cui ci si va avanti per un bel po'.
Per esempio, di Elemis, in questo calendario non ci sono soltanto prodotti per il viso, ma con mio stupore, e sinceramente sono stata contenta di questo, ho trovato anche prodotti per il corpo. Per esempio, qui ci sono ben 100 ml del Bath & Shower Milk alla lavanda e quindi sono proprio contenta di poter provare anche dei prodotti per il corpo. In una delle ultime caselle ho trovato altri 100 ml di questa shower cream, quindi questa appunto è un'altra linea, penso nutriente, quindi per le pelli secche. Sempre per quanto riguarda il corpo, ho trovato anche questa crema al frangipani Monoi e questa alla lavanda, quindi sempre due diverse linee se non sbaglio. Però appunto sempre prodotti per il corpo, quindi questa è una bella novità, una bella cosa che in un calendario dell'avvento abbiano messo sia prodotti di skincare per il viso sia per il corpo. Ovviamente non poteva mancare il cleansing balm di cui ho già parlato ampiamente su Instagram, ma se volete farvi un'idea magari seguitemi lì, andate a leggere la recensione e insieme a questa taglia da 20 grammi di cleansing balm che comunque vi fate una bella idea già con questa taglia qui, e c'è anche il pad in cotone. Poi sempre di Elemis, questi pad per il viso, penso per fare un peeling delicato, sinceramente questi non li conoscevo, quindi sono curiosa di provarli. Servono appunto per eliminare le cellule morte, quindi rendere la pelle un pochino più liscia. E poi abbiamo sempre della linea Pro Collagene questo olio alla rosa anti-aging, questo forse lo darò a mia madre perché io non amo molto gli oli sul viso. E sempre di Elemis ho questo idratante notturno, quindi questa sleep mask notturna idratante della linea Ipeptidi, quindi sempre una linea diversa da provare, molto molto promettente. Qui invece vi mostro tutti gli altri prodotti che ho trovato nel calendario di Look Fantastic. E, come potete vedere, Look Fantastic spazia moltissimo per quanto riguarda la varietà di prodotti e i brand, quindi per questo io lo ricompro ormai, se non erro, da 3 anni, forse anche di più, non mi ricordo da quando è uscito il primo calendario. Io lo compro ogni anno perché secondo me ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e inoltre vi permette di provare diverse tipologie di prodotti e diversi brand che magari non avreste mai acquistato perché non li conoscevate. Io infatti, grazie al calendario di Look Fantastic, ho scoperto diversi brand che poi nel tempo ho ricomprato perché mi sono piaciuti veramente tanto. Ora vediamo nel dettaglio i diversi prodotti. Francesco, per esempio, mi ha passato questo di Aveda, che è, adesso se lo riprende, praticamente è un trattamento per i capelli, se non erro. E infatti nel calendario di Look Fantastic troviamo diverse tipologie di trattamenti per i capelli, quindi non c'è solo skincare o make-up, ma ci sono anche prodotti per capelli. E, ecco che me lo ridà. E questo per esempio non l'avevo mai provato, mentre quest'altro brand lo ripropongono ogni volta. A me non è che piaccia tantissimo. Ecco, io questi li toglierei, cioè se l'abbiamo riproposti un anno, l'anno dopo non lo metterei. Sinceramente, poi possiamo trovare per esempio questa crema mani della marca Avant. Abbiamo trovato Ren, che è un ottimo brand, quindi una crema notte antirughe. Altro prodotto a essere trovato, se non erro, fra i primi che sono usciti, è questo spray per i capelli. Poi vediamo Francesco che cosa ci prende. No, questa l'abbiamo fatta vedere già, Franci. Poi abbiamo questa di Shiseido, quindi tutti ottimi brand. Questo concentrato attivatore di energia sono ben 10 ml. Troviamo anche dei prodotti molto particolari, tipo questo di Balance Me, che è un Beauty Sleep Hyaluronic Mist. È una mist che dovrebbe aiutarci anche a dormire bene.
tutti ottimi brand, per esempio questo brand che non vi pronuncerò perché non ne sono proprio in grado, e io ho provato diversi prodotti sempre grazie ai calendari di Look Fantastic di questo brand. E quest'anno praticamente c'è questo gommage, quindi per il viso, e sono ben 30 ml, quindi non so se è una full size, magari ve la metto, però ci è andata avanti per un bel po'. Poi abbiamo trovato una full size di questa crema contorno occhi, se sentite in sottofondo è Francesco, che anche lui fa la recensione. Poi anche questo, se non erro, sarà una full size, magari ve lo metto perché comunque è un bel tubetto, però non vedo da quanto, di questa Kate Somerville, e è un cleanser. Quanto riguarda il make-up, abbiamo trovato questa micro size di Orgasm, che è veramente deliziosa. Ora provo ad aprirla se riesco per farvi vedere, guardate che carina, veramente piacevole. E poi, sì, Franci, anche tu fai le recensioni. Poi abbiamo trovato una matita labbra di Dalila, che è appunto questo brand che mi compare sempre su Instagram e di cui ero curiosa di provare diversi prodotti. L'ho pronunciato malissimo, Delila, penso, vabbè, è una matita appunto per le labbra che ho già provato. Mi è piaciuta molto perché è un color nude rosato, molto carino. Poi c'era appunto questa di Diego Dalla Palma, invece per gli occhi, nera ovviamente, questo kajal. E per quanto riguarda il make-up, forse c'era anche questo, che è un illuminante in gocce di Iconic London. E se non sbaglio, basta. Sì, c'era questo setting spray idratante di Il La Masca. Altri prodotti interessanti sono questo scrub lavante purificante per i capelli in una bella taglia, quindi da 40 ml, che vi dura un bel po', Caudalie che non manca mai. Questo di cui ho provato della Rodial, sia uno struccante sia la crema, appunto, no, la maschera, scusatemi, per le labbra, di cui vi ho parlato su Instagram, quindi magari se vi va andate a leggere la recensione, sempre al Dragon's Blood. Quindi ero curiosa proprio di provare questo sculpting gel perché grazie agli ingredienti che contengono pare che ritonifichi un po' il viso, e quindi sono appunto curiosa. E la cosa bella sempre appunto di questo calendario è che il 25 c'è sempre una full size. Anche quest'anno mi aspettavo un brand diverso, se devo essere sincera. Anche quest'anno abbiamo trovato una crema di questo brand, non so come si pronunci, se SPA, non lo so. L'anno scorso io l'ho provata e l'ho usata ed era fantastica. E mi sembra di averla recensita su Instagram, comunque magari vi metto il link e ve lo dico. Quest'anno c'è questa Detox Mask, invece non è una crema viso, ma è una maschera detox purificante e per la pelle, quindi 55 ml. Sono contenta perché questo brand è ottimo, mi è piaciuto tantissimo e non l'avrei comprato, insomma, a scatola chiusa. Invece, grazie al calendario di Look Fantastic, ho potuto provare su me stessa appunto quella crema, e mi è piaciuta veramente tanto da volerla ricomprare. Quindi sono curiosa riguardo alla maschera. Avrei preferito un brand diverso almeno per il 25, ma comunque è un ottimo brand e un ottimo regalo. Scusate se abbiamo cambiato un attimo postazione, ma ho messo a dormire Francesco, altrimenti mi prendeva i prodotti, non ci capivo più niente. Quindi spero che le ultime cose che ho detto siano abbastanza chiare e non si sia sentito troppo lui nel sottofondo, ma questa è vita di mamma. E quindi volevo dirvi appunto, ricapitolando, che per quanto riguarda il calendario di Elemis non sono campioncini, ma sono taglie deluxe e qualche full size. Quindi, facendo un rapido conto, allora è un calendario abbastanza costoso, se non erro, quando l'ho preso io un po' scontato veniva sui 200 euro, non mi ricordo. Poi l'hanno messo penso in offerta all'ultimo e adesso non credo che si trovi più sul sito di Elemis, però è un calendario che secondo me vale il suo prezzo, perché contiene tutte taglie deluxe con cui è possibile provare diverse tipologie di prodotti ottimi, perché
perché veramente io adesso sto utilizzando questi prodotti della linea Pro Collagen in full size e sono prodotti abbastanza costosi, ma veramente ottimi sulla pelle e quindi sono contenta di poter provare anche altre linee. Quindi ho fatto un rapido calcolo, il valore del calendario è sicuramente maggiore perché per esempio questo tubetto da 30 ml dovrebbe valere su 10-11 euro, però per esempio il regalo di Natale, questa Pro Collagen Marine Cream, cioè la crema da giorno, già vale sui 100 euro, quindi questi sono dei bei regali e sicuramente questo calendario è ottimo se amate la skincare e volete provare anche diverse tipologie appunto di prodotti di questo brand, diverse linee e anche prodotti per il corpo, perché no? Anche per quanto riguarda il packaging di questo calendario, magari vi metto qualche foto se non l'avete visto, non avete idea. Erano tre scatole di metallo. Allora, le scatole di metallo sono bellissime, molto utili, infatti adesso le sto usando per altri scopi, quindi per contenere giochini di Francesco, le macchinine oppure colori delle bimbe, eccetera, quindi molto utili da riciclare. Però all'interno, anche se era bello da vedere, erano tutte porticine da aprire, erano assemblate piuttosto male. Alcune erano aperte, poi si muovevano i separatori interni, insomma, il dentro è da migliorare. Però nel complesso era un bel calendario da vedere. Per quanto riguarda invece il calendario di Look Fantastic, packaging esterno come al solito molto carino e vi metto anche di questo una foto. E, si possono riciclare alcuni cassettini, per esempio per mettere cancelli o quant'altro, mentre il packaging esterno cartonato sinceramente non l'ho mai riutilizzato. E per quanto riguarda la varietà di prodotti, sempre ottima, quindi rapporto qualità-prezzo ottimo, sicuramente un calendario, uno di quei calendari che consiglio sempre ogni anno e soprattutto se amate la skincare. E per quanto riguarda i prodotti per capelli, io a volte alcuni brand eviterei di metterli perché ogni anno più o meno sempre le stesse tipologie di prodotti per capelli a me hanno piuttosto stufato, magari cambiare un po' il brand. E per il resto mi è piaciuto molto, mi è piaciuta la varietà di prodotti. L'unica pecca, secondo me, è la parte di make-up. Poco make-up, e invece mi sarebbe piaciuto un pochino di più, almeno un buon 40%, ecco, una via di mezzo. E perché, per esempio, Orgasm di NARS in quella versione piccola è stata una cosa veramente carina, graziosa da ricevere. Le matite sono sempre molto utili, mi sarebbe piaciuto magari qualche ombretto di brand famosi oppure qualche colore un po' particolare, ecco. Per quanto riguarda, scusate la coda di pepe, per quanto riguarda invece il regalo di Natale, mi è piaciuta questa maschera, comunque full size, ottimo brand perché da sola costa sui 47 euro se non erro, quindi già vale mezzo calendario. Però avrei preferito quest'anno un brand diverso rispetto allo scorso anno. In ogni caso è un ottimo calendario che mi sento sempre di consigliare e che continuerò a ricomprare se possibile. Sicuramente con questi due calendari ho fatto scorta di prodotti di skincare per almeno un anno, se non di più, quindi sto già a posto. Perché consiglio questi calendari dell'avvento? Perché secondo me se volete provare diversi brand, non spendere cifre folli prendendo pochi prodotti, ma in questo caso potete provare diverse tipologie di prodotti ad un costo minore, secondo me, quindi fare un po' di scorta e stare bene per un po', poi magari segnarvi i prodotti che volete riacquistare in futuro e sono un'ottima occasione. Quindi se riuscite poi a prenderli anche scontati, tanto meglio. Sicuramente io sono soddisfatta e per quest'anno diciamo che per la skincare sono posto. Per il momento è tutto, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi calendari. Poi fatemi sapere quale calendario dell'avvento avete acquistato, se l'avete acquistato, quale volevate, magari non l'avete trovato e che cosa pensate di prendere il prossimo anno, perché vi anticipo già che qua i calendari dell'avvento escono d'estate, quindi per l'estate dobbiamo già avere le idee piuttosto chiare perché poi altrimenti non trovate niente. In ogni caso, spero che questo video vi sia stato in qualche modo
modo utile. Se volete rivedere gli spacchettamenti, li ho salvati su Instagram giorno per giorno, quindi potete vedere in che giorno ho trovato i vari prodotti, se vi va. Ma spero che mi abbiate seguito nel mese di dicembre. Se non l'avete fatto, mi raccomando, seguitemi su Instagram e iscrivetevi anche qui su YouTube al canale e lasciatemi un like al video se vi è stato utile e vi è stato di compagnia. Per il momento, con i calendari dell'avvento abbiamo dato, quindi con questo tema ci rivediamo al prossimo anno. E noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!